sono Giulia di 20 anni Paperoni e oggi sono qui con Marta e Fabrizio per provare un nuovo gioco che ci è stato mandato dall'Hasbro. Sto parlando del Monopoly Speed che vedete alle mie spalle. Perché si chiama Monopoly Speed? Perché una partita è davvero molto rapida, dura addirittura meno di 10 minuti. Si può giocare massimo in 4 giocatori e il gioco è diviso in 4 tempi, ognuno scandito da due diverse fasi, una di acquisto e una di scambio. La caratteristica principale di questo gioco è sicuramente l'introduzione di nuove fasi di gioco scandite da un timer. Questo ci permette di approcciarci ad un nuovo tipo di Monopoly, che è sicuramente diverso da tutte le altre versioni proposte fino adesso, offrendoci quindi un'esperienza completamente nuova di intrattenimento. Un altro aspetto legato alla velocità sono i soldi. Infatti abbiamo solo un taglio di banconota, quello da 1000, per facilitare i calcoli. Questo Monopoly è un po' troppo confusionario. Nel senso che non bisogna giocarci con l'ottica del vecchio Monopoly, perché il vecchio Monopoly è un gioco molto lento che richiede una certa riflessività, mentre il nuovo Monopoly Speed è un gioco molto rapido e proprio per questo potrebbe risultare un attimino confusionario. Bisogna un attimo entrare in una nuova ottica, quella della rapidità. Ricordate il classico Monopoly? Questo è molto più frenetico. Ogni giocatore gioca contemporaneamente agli altri perché non ci sono dei turni. Ci sono due via e la prigione c'è, ma è come se non ci fosse, quindi dimenticate il classico esci gratis di prigione. Anche se un po' mi manca uscire gratis di prigione. Ritengo che il timer sia la caratteristica più importante di questa nuova versione, in quanto permette ai vecchi appassionati come il sottoscritto di riapprocciarsi di nuovo a questo gioco che oramai ha fatto storia. Una cosa che apprezzo di questo gioco è la rapidità. Viviamo in una società sempre più frenetica, in cui il tempo sembra non bastare mai, per cui trovo che sia particolarmente adatto per tutti coloro che amano giocare al classico Monopoly, ma non hanno il tempo di dilungarsi in partite eccessivamente lunghe. E poi sì, belli i cani e i gatti con i pattini e lo skateboard, però mi manca il funghetto e il ferro da stiro.